Volevo parlare di due episodi distinti che mi sono successi di recente e che secondo me rivelano una radice comune. Il primo riguarda una falsa poesia di Borges che circola da molto tempo in rete, sui newsgroup letterari, blog e che era stata segnalata come falsa diverse volte anche da me. E l'ultima volta mi è accaduto qualche giorno fa su Facebook di vederla. Era stata postata da un'amica, aveva ricevuto diversi commenti elogiativi, tutti bellissimi, eccezionale, eccetera, eccetera, fino a che cioè, a un certo punto io ho scritto non è di Borges, no? E le reazioni successive sono state quasi tutte, vabbè, non è sua, ma ho appurato, siamo andati su Google a vedere, non è sua, però comunque è bellissima. In realtà era orrenda. E è interessante cercare di capire perché, nonostante le ripetute volte in cui è stato affermata la sua falsità, viene riproposta diverse volte, perché viene ritenuta bella una poesia così orribile, bella e sua. La leggo velocemente. Dice: se io potessi vivere un'altra volta la mia vita, nella prossima cercherei di fare più errori, non cercherei di essere tanto perfetto, mi negherei di più, sarei meno serio di quanto sono stato, difatti prenderei pochissime cose sul serio, sarei meno igienico, correrei più rischi, farei più viaggi, guarderei più tramonti, salirei più montagne, nuoterei più fiumi, andrei in posti dove mai sono andato, mangerei più gelati e meno fave, avrei più problemi reali e meno immaginari. Io sono stato una di quelle persone che ha vissuto sensatamente e precisamente ogni minuto della sua vita. Certo che ho avuto momenti di gloria, ma se potessi tornare indietro cercherei di avere soltanto buoni momenti. Nel caso non lo sappiate, di quello è fatta la vita. Solo di momenti, non ti perdere l'oggi. Io ero uno di quelli che mai andava in nessun posto senza un termometro, una borsa d'acqua calda, un ombrello e un paracadute. Se potessi vivere di nuovo, comincerei ad andare scalzo all'inizio della primavera e continuerei così fino alla fine dell'autunno. Farei più giri nella carrozzella, guarderei più albe e giocherei di più con i bambini, se avessi un'altra volta la vita davanti. Ma guardate, ho 85 anni e so che sto morendo. Questa è la poesia. Ora, secondo me, anche uno non particolarmente esperto di Borges sente che non è sua e che è terribile. È un Borges kiplingizzato, cioè è puro if questo qua. Un Borges sapienziale, ci sono certe cose che sono al limite del ridicolo. E vabbè che il sublime si ottiene solo attraverso il ridicolo, ma insomma, sono certe cose tipo, non so, sarei meno igienico, mangerei più gelati e meno fave, a lui piace il gelato, ma boh, le fave, non so. Non ti perdere l'oggi, no? Questo registro gnomico ti fai così, anche il tuo ruffiano. Io ero uno di quelli che mai andava in nessun posto, fare più giri nella carrozzella, come se fosse paraplegico, non so. E anche il finale un po' patetico. Il secondo episodio che che mi è accaduto quasi in contemporanea con questa poesia di Borges, riguarda un dipinto che da diversi anni tutti i maggiori studiosi caravaggeschi sostengono che non sia suo, cioè il Narciso che c'è che c'è a Roma e che diciamo dalla mostra del 91, ecco, provo a ritrarlo, eccolo qua, che dalla mostra del 91 che fu fatta a Firenze,
a Palazzo Pitti, come nascono i capolavori del Caravaggio, che fu l'esito di una di tante analisi radiografiche, quelle che evidenziarono come lui usava non fare disegni preparatori, ma incidere corretto del pennello alcuni punti salienti della composizione. Diciamo da quell'anno in poi Mina Gregori e quasi tutti i maggiori studiosi del Caravaggio hanno detto che non era suo. Di recente sul blog Letteraria Nazione Indiana è uscito un post di un mio amico che illustrava, cioè, la foto che illustrava il pezzo era proprio questo Narciso ed era attribuito al Caravaggio. Ora, perché dopo che tanti studiosi, quasi l'unanimità degli studiosi del Merisi, ne hanno rifiutato l'autografia perché viene continuamente riproposto come se nulla fosse successo. Perché si vorrebbe tanto che fosse Caravaggio. Cioè, è un Caravaggio climtizzato, ecco, come dire, dal bacio di Klimt, edulcorato, reso languido, romantico. Poi la leggenda la leggenda del Narciso, delle metamorfosi in Ovidio è molto bella, è sensuale, dolce, è malinconica perché finisce male. E c'erano già molti elementi per capire che non era suo. Anche stilistici, no? La rigidità delle braccia, gli sbuffi delle maniche che sono quasi inamidati, molto rigidi, l'errore grammaticale prospettico del ginocchio che sporge verso il laghetto, i disegni del motivo del tessuto, di quella sorta di gilet che sembra fatto con lo stampo, insomma. Certo, il caso di Caravaggio non è come il fake di Borges, questo Narciso ha avuto anche illustri estimatori nel passato, Longhi è stato uno di questi, anche se Longhi ha preso molte cantonate anche lui, ma diciamo che tanti indizi, l'analisi stilistica, l'assenza totale delle menzioni nelle fonti, il fatto che non sia appartenuto a nessun proprietario noto, non ci sia una storia lunga dei cambi di proprietà di questo quadro, eccetera, fanno pensare fanno credere con una certa sicurezza che non gli appartenga. Ma cosa hanno in comune queste due storie? È che secondo me il fatto che si ignori ripetutamente il giudizio degli esperti, sia per la poesia falsamente attribuita a Borges che per questo Narciso, questo rifiuto corrisponde a un bisogno profondo, a un desiderio profondo, ed è quello di mitridatizzare certi grandi artisti, renderli, disinnescarli, banalizzarli in formule facilmente digeribili, no? Per cui Borges assomiglia a Coelho, assomiglia a quella poesia, assomiglia a If di Kipling, e Caravaggio viene climtizzato, viene reso da Baci Perugina. Quindi in sostanza sono Borges come si vorrebbe che fosse e Caravaggio come si vorrebbe che fosse Caravaggio. E secondo me questo spiega anche il successo della letteratura dei bestseller che blandiscono il lettore, lo confermano nei suoi pregiudizi, non lo mettono in discussione e non rendono problematica la sua fruizione dell'arte. Grazie.